Una nuova iniziativa che riguarda la sicurezza stradale è quella che si è svolta nei giorni scorsi in piazza del municipio a San Giustino per la seconda volta. I bambini e i ragazzi delle scuole di infanzia, elementari e medie si sono potuti cimentare in divertenti piste da percorrere con kart a pedali, un modo per imparare a rispettare le regole di sicurezza stradale divertendosi. Questa giornata è molto importante, anzitutto è arrivata la seconda edizione, quindi per noi è un elemento di soddisfazione in quanto siamo riusciti a dare continuità ad un'iniziativa che abbiamo fatto per la prima volta l'anno scorso. È importante ovviamente anche perché arriva a conclusione del percorso fatto all'interno delle scuole dell'infanzia nell'ambito dell'educazione stradale, ma è ancora più importante in quanto siamo riusciti ancora una volta a coinvolgere tante realtà, tante associazioni del territorio. Educazione, partecipazione e rispetto delle regole sono stati al centro dell'iniziativa. Queste sono giornate fondamentali per l'educazione dei bambini, ma anche direi per le loro famiglie, perché accompagnare i bambini significa che i genitori capiscono l'importanza di questa occasione. Per noi vedere che una piccola città si mobilita in questa maniera e si mette al servizio di tutti, del sociale, cercando di far capire ai ragazzini, sin dai primi passi, sin dai primi movimenti alla guida con i kart a pedali, sin dalle prime pedalate, che bisogna rispettare gli altri, beh, questo ci fa ben sperare, ci fa credere che il futuro automobilista non sarà come quello attuale, sarà, così come i giovani crescono, diverso, sarà adeguato rispetto a quelle che sono le situazioni di rischio, sarà rispettoso rispetto a quel senso di libertà che la mobilità con qualsiasi mezzo fa sentire. C'è stata anche l'esposizione di alcuni lavori realizzati da bambini delle scuole di infanzia. L'evento, ideato in collaborazione con la direzione didattica di Citerna San Giustino, è patrocinato dal Comune e da ANCI Umbria insieme alla Polizia Locale e vede la collaborazione di Protezione Civile San Giustino, Croce Bianca Tifernate, Comitato Caterbi Ollus, Nonni Civici, Alto Tevere Bike, SGS Eventi e per finire Meliciano Corse.